Noi ci siamo, il direttore Sergio Maifredi è qui, siamo nel bellissimo Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto, l'orchestra è in posizione, il coro si sta preparando, il coro delle voci bianche arriverà tra poco l'ensemble delle grandi zampogne a Paro, arriveranno gli organetti, arriveranno i visillanti, stasera si compone questo grande puzzle che porterà sul Teatro Mandanici il 29 aprile alle 21 più di 100 musicisti per dare vita a un canto mediterraneo e sarà il nostro omaggio alla cultura del Mediterraneo, alla cultura siciliana, alla cultura di questo territorio meraviglioso che ha prodotto eccellenze straordinarie che conviveranno e canteranno insieme in un unico grande abbraccio d'amore, di pace e di fratellanza. Grazie a Sergio per averci voluto qua. No, grazie a Mario Incudine, grazie al maestro Vasta, a tutti i loro collaboratori. Questo progetto è stato fortemente voluto dall'amministrazione, fortemente voluto dalla nostra direzione artistica, ha attraversato tutta la stagione. 5 mesi di lavoro con 100 musicisti di Barcellona, Pozzo di Gotto e del territorio per un grande concerto, un grande spettacolo per il 29 di aprile che fosse un esaltare le eccellenze e al tempo stesso avere un progetto di portata nazionale. Si è lavorato quindi mentre il teatro, nei giorni in cui il teatro era chiuso, qui il teatro in realtà dentro era vivo, costantemente in prova con le varie sezioni che oggi si riuniscono, fanno questa volata finale per lavorare tutti quanti insieme e con l'apporto importante come ospite di Peppe Servillo andremo in scena tutti quanti in questo canto mediterraneo, capitanati da Mario Incudine, Antonio Vasta, Peppe Servillo e i loro collaboratori in un progetto che è anche il senso che ci aiuta a comprendere questo arco di lavoro di questa stagione che non è solo di ospiti ma anche e soprattutto di produzione di cultura sul territorio.